Ricarica Italia! Italia, ricarica te! Te lo faresti un viaggio con la moto elettrica? Perché no? Cioè, che ne pensi? Io credo che sia un ottimo esperimento. Rimane il fatto che il rombo del motore a benzina è il rombo del motore a benzina. È anche un piacere quello. Mistero. Per dire che sono insieme al Ministero dell'Ambiente. Sotto c'è un meraviglioso stand per la ricarica delle moto elettriche, che ovviamente non funziona. Praticamente questa qua dalla carica e si mette qua, passa da lì, passa da qua. Vedi, c'è una presa qua sotto, vedi? Questa è qua rossa? Sì. Così, esatto. Forse è il contrario, non lo so. No. Al contrario? Ecco. Vai, pigia, presa. Ok, quella attaccata. Adesso attacchi l'asciugo. Questa qua? Questa qua la attacco alla corrente. Carica, funziona? Sì. Oh, partito. Bello. E lui carica. Salve, sono Salvatore Bianca, sono il capo ufficio stampa del Ministero dell'Ambiente. Abbiamo accolto con piacere l'iniziativa di Rai delle mentre adesso facciamo questa chiacchierata. La vostra moto del Giro d'Italia elettrico si sta caricando in una presa qui del Ministero. Dopo la filmiamo. Sono arrivato qua con la moto elettrica, forse sono il primo che arriva in moto elettrica al Ministero. A mia memoria sì. Andare a Roma è un casino. Macchine ovunque. Ciao. Come ti chiami? Kimba. Poche volte come oggi non ho saputo dove eravamo, però una cosa l'ho trovata. Questa. Fantastica presa per ricaricarmi la strada per andare all'Aquila. Da. Sì, Maria di già cominciasse un po' più. Roma dicono che Napoli va peggio. Ma cosa? Parlo di Roma e costi. Ma chi ha passi per strada, ci stanno le cose per terra. Nord Italia è. Ci stanno la macchina, no, è diverso. Nord Italia è abbastanza diverso anche dal punto però di vista. Però posso dire una cosa, pure se sei di su. Oh, io sono toscano. Vabbè, toscano, c'è sta tanta. Come posso dire? Non mi metti di guardare perché. Guarda, c'è sta. Non ci possono vedere noi, quello è brutto. Ma dove? Tanto razzismo su Nord Italia nei confronti del centro. È deserto. Cioè sembra essere sul set di un film. Aspetta, no. Che devo dire? Quello che ti pare. Ricarica Italia. Ricarica Italia, l'Aquila ricarica. Come ti dillo convinto come ti piace a te. Allora, ricarica Italia, l'Aquila ricarica. Allora, ricarica Italia, l'Aquila ricarica. Vai. Diciamo, secondo me il governo in questo momento non ha soldi per iniziare la ricostruzione vera, cioè perché adesso si è parlato di ricostruzione, però sono state ristrutturazioni di case con le. Cioè secondo me il problema vero è che qua gli spazi sociali per un ragazzo della mia età, per esempio, cioè io. Quanti anni c'hai te? Io ho 35 anni. Sono importantissimi perché cioè denuncia non commerciale, cioè ci possono spendere soldi. Ma se devo andare una persona a prendere un caffè, io non posso andare in denuncia non commerciale. Stiamo in mano a Cristo. Non stiamo. Boh, io. E poi vedi tutti. Questo ristorante. C'è persone nel ristorante. No, infatti. Non c'è giorno commerciale, se tu domani mattina vieni. È vuoto? Deserto. Davvero? Cioè, dica, ne so, mo, per esempio, sono venute 4 persone che sono impegnate 2 ore. Perché poi ti fanno chiacchierare perché non sai che cazzo fa. Però dica, vengono ore e ore senza fare niente. Mattino, questo è Giuseppe K.
strada che porta a una delle piazze centrali dell'Aquila e è deserta, non c'è nessuno che va a lavorare, i bar sono chiusi, i negozi sono chiusi, il cinema è chiuso. Io sì, tante volte che abitavo là oltre quelle case là. Ma lei vive in una casa dello Stato ora? No, io c'ho una casa in montagna che è rimasta in piedi. E quindi ne distrutte tre qui, una a me, una a mia figlia e un'altra a mio figlio, distrutte proprio. E un'altra sulla montagna, c'è crollata. Una ci è rimasta, sono scoppiate proprio. Cose che non auguro di provare nessuno. Più colpisce il silenzio, sono l'unica persona che cammina in questa strada. L'Aquila non può rimanere così, non ci credo che rimarrà così. Allora, Ricarica Italia, L'Aquila ricaricati. Vai.